ringraziamenti che voglio fare ovviamente a Maria Laura, ovviamente per aver scelto Conito per questa manifestazione. A Flavio però ringrazio, la saluto soltanto, ma secondo me è messo molto, quindi è come se ringraziasse me stesso. Andiamo avanti, la dottora Gina Paglia, non posso che ringraziarla perché è sempre presente in tutte le nostre manifestazioni, a Valerio, che è il regista di tutte le nostre organizzazioni, un ringraziamento particolare a Valerio, che dà un valore aggiunto a quello che facciamo noi. A parte il fatto che ci dà a mano su tutto quello che organizziamo, anche quando ho impegnato personalmente con le cose che ha lui nel museo, ma in questa occasione ha dimostrato ancora una volta la sensibilità e ovviamente il patrimonio culturale che è a sua disposizione, che mette a disposizione del comune. Quindi davvero credo che sia un valore aggiunto per tutto il paese di Corinto per noi. Facciamo una considerazione che danno. Andando al museo, queste cose vediamo un po' per parte, quindi quando invece procediamo per la fotografia, organizzando eventi, così allora riusciamo a tirare fuori quelle cose particolari che poi sono ovviamente di un interesse straordinario. È successo così quando facevo quella manifestazione del Guerra Fugliato e sui cartoni, così è stato anche per Sant'Antonio, perché io avevo già visto queste cose, ma non mi ricordavo che ci fosse ancora sotto questo, ma sicuramente c'è qualcuno che lo sa, perché non è portato. Quindi abbiamo approfittato, ovviamente, come diceva Valerio, questa mostra resterà qui fino al giorno 13, dall'anno 13 poi ci organizzeremo, perché ovviamente fa parte del volontariato, fare qualcuno che venga aperto la struttura per far vedere queste particolarità. Quindi ringrazio per la presenza, anche per la giornata calda di quasi estate, però credo che quando ci sia la possibilità di organizzare le sue manifestazioni, noi siamo disponibili, ma è giusto farlo. Grazie a voi per la presenza.